Siamo all'arrivo della Coppa Sila, al centenario, siamo con il crocifisso di Valico Montescuro alle spalle. Paco Beltranò, sei di fianco a una persona di cui mi vuoi dire qualcosa, che,
importante che vi accennavi, dai. Io lo vorrei ringraziare per quello che ha fatto e che fa. Per me conta tutto, con un fratello. Quindi tutto. Ecco. Pagalone. Allora, spieghiamo perché hai avuto un problema con la macchina, si è messo a disposizione, siete andati a prendere in Sicilia una prima macchina, una seconda, cioè se non ci fosse stato lui tu non avresti fatto la Coppa Sila. Sì. La Coppa Sila l'hai finita, sei arrivato a Montescuro, prendi il trofeo, ecco, e porti a casa anche il trofeo della Coppa Sila, come lo porti anche tu, ecco. Ecco, perfetto, per te la per te la Coppa Sila è una storia è una storia che inizia da tuo padre, da mio padre, poi io, ecco. E mo, finalmente oggi l'abbiamo completata come si deve. L'abbiamo completata alla grande onorando il centenario. Sì, sicuramente. Quello che ho fatto per Pasquale l'ho fatto con il cuore, perché gli voglio bene come un fratello e mi fa piacere che anche lui è qua. Bene, un abbraccio a tutti e due, alla grande. Ci vediamo alla prossima. Perfetto, grazie, ciao. Passiamo alla classe fino a 1600 centimetri cubici della Resistart Plus. Terza posizione per Arduino e Eusebio. Citroen Saxo per il pilota della Cosenza Corse. Seconda posizione per Domenico Verre. Altra Citroen Saxo per Domenico Verre in seconda posizione. E la vittoria è andata con il tempo di 6.407 a un pilota della Cosenza Corse che corrisponde al nome di Nicola Spadafora. Resistart Plus fino a 1600 centimetri cubici. Eccoli che arrivano sul podio a ritirare i premi. Ecco qua, primo e secondo sono sul podio. E dalla classe 1600 passiamo alla classe 2000 della Resistenza.